fare un mio primo solo. Estrapolare questo concetto e portarlo al suo estremo, quindi rendere autonomo il falso maestro solo uno strumento, può essere considerato uno degli aspetti più estremi del solismo. Quello dell'indipendenza, che è un concetto tipico batterista, mi appartiene come background di formazione musicale, quindi l'indipendenza intesa come i quattro arti che abbiamo, in questo caso quattro tamburi che suonano da soli e vanno con un processo di vibrazioni che innescano i tamburi e reagiscono con la preparazione degli oggetti che ci sono sulla superficie. La foresta e siamo al Festival della Fiaba. Che cos'è per te il Festival della Fiaba? Allora, il Festival della Fiaba è innanzitutto un luogo d'incontro e dove nascono tante opportunità. Quale emozione è essere quarto anno del festival e che cosa ti ha lasciato di più? Guarda, quello che mi ha lasciato è sicuramente la curiosità, sempre dovuta a queste opportunità che nascono e che si creano. Questi suoni ricordano un po' l'acqua, è giusto o è sbagliato? Guarda, io penso che sia giustissimo, nel senso che è personale, no? Per cui se a te ricordano l'acqua, riconosco anch'io un qualcosa di acquoso, poi è una suggestione dovuta dall'acustica della stanza, che è una stanza molto particolare anche perché all'interno della villa tutte le stanze hanno molto riverbero. Può dire che il suono, la favola del suono esiste? Mi viene naturale citare le parole di Nicoletta, la direttrice del Festival della Fiaba, e che più volte ha detto queste parole, cioè raccontare una fiaba o raccontare in generale qualsiasi cosa è sempre comunque una questione di suono, no? Tutto è suono.